Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi proverò a rispondere ad alcune domande che ci avete fatto all'interno dei social e in particolar modo ultimamente è stata posta una domanda all'interno del gruppo Aste Giudiziarie Strategy su Facebook. Se non sei ancora iscritto, ti invito a iscriverti. Lì potrai poi trovare non solo alcuni video molto interessanti che ti accompagnano un po' a capire quello che è il mercato delle aste, se vuoi trasformarlo in professione o se vuoi imparare qualcosa di più rispetto a ciò che c'è sul web, o addirittura hai la possibilità anche di confrontarti con altre persone che come te sono interessate a questo argomento, o addirittura puoi porre anche delle domande. Ti invito a iscriverti a questo canale YouTube, ad attivare la campanella, così nelle prossime uscite per i prossimi video sarai avvisato. Come viene calcolato esattamente il compenso del delegato alla vendita? Questa è una delle domande che molto spesso viene fatta sul web, però ci è stata posta all'interno del gruppo. E sul web in realtà ci sono dei pareri contrastanti, cioè c'è chi dice, chi sostiene che prima dei 100.000 euro c'è una tariffa, sopra i 100.000 euro si paga in percentuale. Ecco, la verità non è né una né l'altra, ho addirittura un compenso fisso del delegato alla vendita. Quello che ti invito a fare è invece imparare a leggere l'avviso di vendita, perché all'interno dell'avviso di vendita c'è scritto, quindi del bando, all'interno del bando c'è scritto, ci sono scritti, o meglio, i costi relativi all'acquisto di quell'immobile da dover sostenere, tra cui anche quelli del delegato alla vendita. Pensa che la cifra non è stabilita per legge, quindi in realtà può essere variabile. Può essere o in percentuale sulla base della vendita dell'immobile o addirittura un compenso fisso, ma questo viene riportato all'interno dei documenti. Quindi è molto importante imparare a leggere i documenti, proprio perché le aste giudiziarie non sono una vendita classica come quella che avviene nel mercato tradizionale tra un venditore e un compratore, che sia privato o agenzia immobiliare. È un mercato completamente diverso. È un mercato che va preso con le pinze, è un mercato che va approcciato in modo completamente diverso e quindi se fino ad oggi hai avuto a che fare col mercato tradizionale, non pensare che le aste giudiziarie siano la stessa cosa, anche se si tratta sempre di immobili o di beni mobili, perché cambiano le regole, cambiano le procedure, ci sono delle leggi, ci sono delle regole da rispettare. E se non lo fai, rischi di perdere tempo, soldi e diciamo entusiasmo nei confronti di questo settore. Soprattutto rischi di perdere veramente delle occasioni. Però voglio anche darvi un'altra chicca che peraltro ci è capitata all'interno di una consulenza ultimamente, ovvero quella relativa ai costi che sono a carico della procedura, perché non sempre i costi sono a carico dell'acquirente, ma molto spesso quando provate a comprare un immobile in asta o un bene mobile in asta non dovete sostenere dei costi aggiuntivi perché la cifra che state dando non è relativa solamente all'acquisto di quel bene mobile o immobile, ma è relativa e comprende, o meglio, comprende anche quelli che sono i costi del delegato alla vendita, tra le altre cose. Quindi bisogna sempre leggere bene, molto bene, tutti i documenti, il bando di partecipazione, perché chiaramente lì vi sono riportate informazioni molto importanti. Tra i nostri clienti ci sono tantissime persone, diciamo il 90%, 9 su 10 sono persone che per paura di sbagliare, per paura di perdere soldi, tempo, farsi sfuggire le occasioni o per chi non ha ho voglia di mettersi lì, leggere i documenti, stare a cercare, capire come avere anche delle agevolazioni, è chiaro che si rivolgono a noi per farsi seguire dalla A alla Z, dall'inizio fino alla fine. E se anche questo è il tuo caso, qui sotto, diciamo nella sezione, nella descrizione, trovi dei link, tra cui anche un form per i contatti che ti riporterà sul nostro sito dove puoi chiedere una prima consulenza telefonica gratuita e quindi puoi prenotare poi il tuo appuntamento. Un'altra domanda molto interessante che negli ultimi tempi
ci avete fatto è quella relativa alla cauzione. La cauzione è sempre del 10% per partecipare, molto spesso, ma in alcuni casi c'è anche il 20%, o in altri casi addirittura non c'è neanche cauzione. Però una cosa che ci è capitata ultimamente, e peraltro abbiamo salvato questa persona da un affare che potenzialmente poteva sfuggirgli sotto mano, poi chiaro che adesso vi racconto, poteva esserci tutto un seguito dietro, però era quello relativo alla cauzione, che questa persona, questo cliente, che poi è diventato nostro cliente, stava per intestare al debitore e non alla curatela fallimentare. È chiaro che lui stava seguendo semplicemente quello che era l'iter riportato nell'avviso di vendita, ma nell'avviso di vendita l'errore era stato commesso proprio dal delegato alla vendita, quindi incaricato dal giudice. La cauzione non deve essere mai intestata a una persona fisica o a una società, ma sempre alla curatela, soprattutto quando abbiamo a che fare direttamente con il tribunale. Perché se c'è un delegato alla vendita, il delegato alla vendita è solamente il tramite tra voi e il tribunale. L'assegno va sempre intestato al tribunale o appunto alla curatela. Tutto viene riportato all'interno del bando di partecipazione, ma mai intestato né al delegato alla vendita né a un'altra persona che eventualmente potesse essere addirittura il debitore. Quindi questa persona, è chiaro, non avrebbe perso i soldi, perché l'errore era del delegato alla vendita che aveva riportato male all'interno dell'avviso questa dicitura. È chiaro che poi in fase di partecipazione molto probabilmente il delegato alla vendita avrebbe sottolineato questa cosa qui, avrebbe restituito l'assegno decretando nulla la gara. Però ci sono dei casi in cui in maniera errata o in maniera, diciamo, non voluta assolutamente, non vi sono riportate alcune cose specifiche, per esempio dell'immobile. La settimana scorsa un mio carissimo amico ha partecipato a un'asta giudiziaria che, a seguito di un ricorso, perché non erano state riportate esattamente all'interno dell'avviso di vendita da parte del delegato alla vendita stesso, non erano state riportate dei millesimi dell'immobile. Beh, questo mio amico imprenditore, dopo che aveva perso l'asta a seguito di alcuni rialzi, ha deciso di fare opposizione a ciò che era successo, interpellando direttamente il giudice, che gli ha dato ragione, gli ha fatto giudicare, gli ha dato l'ok, quindi questo mio amico si è aggiudicato il bene a base d'asta, neanche con i rialzi che erano stati fatti peraltro da lui e da un altro soggetto che si era aggiudicato l'immobile, perché il delegato alla vendita aveva commesso questo errore. È chiaro che bisogna però conoscere bene la materia, quindi il mio auspicio, il mio suggerimento, ecco la cosa migliore, il mio suggerimento, il mio invito è quello di non improvvisarvi mai. Non pensate che le aste siano come una classica operazione immobiliare tradizionale, perché non è assolutamente così. Bisogna conoscere bene i documenti, bisogna conoscere bene la materia e bisogna affidarsi a chi lo sa fare. Quindi, se nel caso voi avete bisogno di essere aiutati con la partecipazione in asta, io vi ricordo che qui sotto trovate un link in descrizione che vi riporterà a un modulo contatti all'interno del nostro sito, dove potete chiedere una prima consulenza telefonica di 15 minuti. Da lì potremo capire se possiamo aiutarvi oppure no. Peraltro vi ricordo che potete iscrivervi al canale, attivare le notifiche, potete anche, se volete, segnalarci, quindi diventare dei segnalatori, lavorare con noi, segnalarci quelle persone che ad oggi vogliono essere aiutate, per esempio con la risoluzione dei debiti, e non sanno come fare. Noi aiutiamo in tutta Italia tante persone a risolvere il problema del debito, prendiamo in considerazione ogni situazione, la valutiamo e se la riteniamo interessante e fattibile, siamo pronti poi lì a fare l'investimento per aiutare queste persone a cancellare completamente il debito. Quindi eventualmente, nel caso qualcuno non riesca più a pagare le rate del mutuo. Purtroppo in Italia oggi ce ne sono tanti, quindi noi riusciamo ad aiutare anche queste persone. Quindi
o voi direttamente, o se conoscete qualcuno, potete assolutamente segnalare il nostro sito, farci contattare, oppure tramite voi potete segnalarcelo e inviarci una mail a info@astegiudiziarestrategy.it. Se avete delle domande, fatele qui sotto e ci vediamo al prossimo video.